La super pattuglia. Ciao bambini, vi state divertendo stasera? Che cos'è? Questo è un fantasma! Scappate, bambini, scappate! Questo è il telefono per chiamare la super pattuglia! Ed ecco le macchine bebè! Chiamiamo la super pattuglia, bambini! Solo loro possono salvarci da questo! Matt, Frank, Hector, Car City ha bisogno di voi. C'è un fantasma che infesta il parco giochi. Uno scherzo? No, Matt, assolutamente no! Questo non è uno scherzo! C'è veramente un fantasma! Ragazzi, è così buio qui! No, è il fantasma! Hai ragione, Matt. Non vi è alcuna necessità di spaventarsi. Dobbiamo semplicemente fermare questo fantasma. Direi che è un piano perfetto, Matt. Hector, tu sorvolerai tutta Car City cercando di individuare il fantasma. Una volta fatto, chiamerai Matt e Frank e loro si uniranno a te. Frank, una volta che Hector avrà avvistato il fantasma, tu lo raggiungerai da dietro e lo inseguirai. Poi Matt guiderà più veloce e incastrerà il fantasma alla fine della strada. Super pattuglia, pronti? Via! Eccolo, Hector!
Matt, Frank, Hector ha trovato il fantasma. Ora voi potete inseguirlo e catturarlo. Ma questo non è un fantasma. Questo è Charlie. Matt, fermati. Questo non è un fantasma, è Charlie. Charlie, frena! Adesso! Naturalmente, ragazzi! Siamo ad Halloween! Charlie indossava un costume! Beh, amici, credo che sia il momento per voi di godervi questa serata e di andare a raccogliere dolcetti! Buonanotte, amici! Arrivederci alla prossima! La Super Pattuglia! Ecco che arriva la Super Pattuglia! Car City è al sicuro con Matt e Frank che tengono d'occhio le cose! Oh oh! Frank sta cercando di avvertire Matt di qualcosa! Ah, c'è un mattone in mezzo alla strada! E ora Matt ha una gomma bucata. Non sarà in grado di pattugliare la città con una gomma a terra. Frank, sarebbe possibile usare il tuo gancio per trainare Matt al garage di Tommy il carro attrezzi? Ehi ragazzi, non state dimenticando qualcosa? Bisogna rimuovere quel mattone in modo che nessun altro buchi una gomma. Fantastico! È strano, Tom ha un sacco di clienti oggi e tutti sembrano avere le gomme a terra, proprio come Matt. Potrebbero essere passati anche loro sopra dei mattoni ed essersi danneggiati allo stesso modo. Speriamo che Tom possa mettere a posto Matt rapidamente, così che lui e Frank possano iniziare ad indagare. Scusa se ti disturbo, Tom. Sembri molto occupato oggi, ma Matt ha davvero bisogno del tuo aiuto. È passato sopra un mattone che era stato lasciato in mezzo alla strada e ora ha una gomma bucata. Matt e Frank hanno bisogno di scoprire chi c'è dietro questa faccenda e porvi fine il più presto possibile. C'è qualche possibilità che tu possa ripararlo subito? Puoi entrare adesso, Matt. Ecco qua. Fai piano, mi raccomando. È il momento di montare un nuovo pneumatico. Molte grazie per aver riparato Matt rapidamente, Tom. E grazie anche a tutti voi in coda. Ora Matt e Frank possono andare a scoprire chi è stato a mettere tutti quei mattoni sulle strade. Ehi, c'è Ben il trattore! Lui potrebbe sapere qualcosa dei mattoni. Forse dovreste andare a chiedere a lui. Ben non sa nulla dei mattoni misteriosi? Ma vi ha dato un indizio? Ben sta aspettando che Flavy, il camion compianale, ed Edgar, l'escavatore, gli consegnino dei mattoni così da poter costruire un muro?
Questa è una pista da seguire. Andiamo a trovarli. Grazie per l'informazione, Ben. Ecco là Flavie ed Edgar. Ma loro non hanno alcun mattone da portare a Ben. Forse li hanno fatti cadere loro per le strade della città. Chiediamoglielo. Qualcuno ha rubato i mattoni? Non preoccupatevi, ragazzi. Matt e Frank troveranno il ladro. Wow, c'è mancato poco! Sembra che chi ha rubato i mattoni di Flavie ed Edgar li abbia seminati di proposito in giro per Car City. Ma chi farebbe una cosa del genere? Ah, avrei dovuto immaginarlo, è quella peste di Tyler. Non è la prima volta che combina cose losche. Sei stato catturato, Tyler. Sappiamo che sei stato tu a rubare i mattoni di Flavie ed Edgar e a spargerli per la città. Sarà stato divertente per te, ma non lo è stato per nessun altro. Buona idea, Matt. Tyler deve imparare la lezione. Forse dovrebbe essere messo a raccogliere tutti quei mattoni per poi restituirli a Flavie ed Edgar. Frank ha assolutamente ragione, Tyler. Dovresti anche aiutare il team di costruzione a riparare il danno alle strade. Avete fatto un ottimo lavoro, ragazzi. Ora Car City è di nuovo al sicuro. E Flavie ed Edgar riavranno i loro mattoni, il che significa che Ben potrà finalmente costruire il suo muro. La super pattuglia! Ciao ragazzi! È una bella giornata per fare un giro, vero? Wow! Attenzione! Oh no, Ben! Stai bene? Bella pensata, Katie! I nostri amici della Super Pattuglia possono aiutarci! Ehi, ragazzi! Ben ha avuto un incidente! Potete aiutarlo? Grande! Muoviamoci! Ragazzi! Frank, pensi di riuscire a tirare fuori Ben da lì? È una buona cosa che abbia con te sempre un ricambio. Bel lavoro! Va meglio, Ben? Wow, che forza, Frank! Ora, cosa pensate che abbia causato la perdita di controllo di Ben? Aha! Ma da dove arrivano tutte queste biglie?
Hector, puoi seguire quella pista dal cielo? Forza, ragazzi! Andiamo a vedere dove porta! Ehi, che stanno facendo laggiù i bambini? Biglie! State tranquilli, bambini, non siete nei guai. Matt può controllare il sacchetto delle biglie, però. Ecco cos'è stato! Le biglie devono essere tutte fuoriuscite da questo buco! Non preoccupatevi, piccoli! Possiamo rattopparle! Ottimo lavoro oggi, squadra! Ciao a tutti! Ciao, amici! A presto! La Super Pattuglia! Ehi, Matt, notte impegnativa, eh? Bene, a me la città sembra così tranquilla. Si direbbe che tutti i facinorosi stiano dormendo. Shh, Matt, ascolta, hai sentito anche tu qualcuno piangere? O è una mia impressione? Andiamo a controllare. Guarda, c'è Ben il trattore. Ehi, Ben, hai sentito qualcuno piangere? Ah, va bene. Andiamo a svegliare Gary, il camion della spazzatura. Magari sa qualcosa. Ehi, Gary, ci dispiace disturbarti, ma hai sentito qualcuno piangere? Va bene. Niente qui. Vediamo in quella strada. È Susie, il camioncino rosa. Ehi, Susie, che ci fai qui? Che cosa è successo? Oh, l'illuminazione non funziona e tu hai paura del buio. Capisco, naturalmente. Non si vede granché qui, è molto, molto buio. È tutto a posto, Susie. Sei in buone mani. Ma avresti potuto accendere i fari, no? Ah, i fari sono rotti. Ora capisco perché avevi paura. Non ti preoccupare, Susie. Matt ti porterà a casa sana e salva. Matt, dove stai andando? Ah, ho capito. Frank è a sole due strade di distanza, ti sentirà. Ehi, amico, abbiamo bisogno del tuo aiuto. Susie deve tornare a casa, ma i suoi fari sono rotti e la strada è troppo buia per lei. Puoi aiutarci, Frank? Grazie, Frank.
Voi due potreste scortare Susie fino a casa? Mm-hmm. Non ti preoccupare, Susie. Matt e Frank ti accompagneranno. Avete sentito quel rumore? Da dove proviene? Guardate quell'ombra! Sembra un mostro spaventoso. Dobbiamo tornare indietro? Ma no! È Billy il trattore! Sta guidando nel sonno! Billy, svegliati! Svegliati, Billy! Billy, tu sai come tornare al centro di Car City? Ah, perfetto, Billy! Mille grazie! E per favore non guidare quando stai dormendo, eh? Ciao, Billy, ci vediamo! Bene, Susie! Sei arrivata a destinazione sana e salva. Ciao, Susie! Oh, e non dimenticare di far riparare i fari domani, eh? Buonanotte e bravi ragazzi! Matt, Frank, ci vediamo la prossima volta! Ciao! Bye.